Iniziamo bene, dice la ministra Pisano qua in studio con noi. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno Elena Bonetti. Buongiorno. Ancora qualche ministro e possiamo iniziare il consiglio. Facciamo riunione di governo. Esatto. Stamattina Sandra Zampa, sottosegretaria alla salute, benvenuta ad Agora Estate. Buongiorno anche al professor Alberto Mantovani. Allora, partiamo dai numeri, ministra Pisano. Hanno parlato molti di flop perché in pochi l'hanno scaricata l'app Immuni nel nostro paese. Oggi i cittadini che l'hanno scaricata sono 4 milioni e 6. La cosa importante è che in questo momento... Aspettava qualcosa. Allora, è sempre giusto cercare di spingerla con la comunicazione e fare in modo che tutti i cittadini siano protetti da questo strumento, per cui noi continueremo a insistere insieme al Ministero della Salute, che è il proprietario di questa applicazione. Quindi comunque è un'applicazione che è stata segnalata anche dalla rivista Nature in un articolo che è appena uscita come una dei sistemi per riuscire a limitare le seconde ondate di arrivo del virus e cercare anche di non avere la seconda ondata. Per cui è molto importante che i nostri cittadini, oltre a lavarsi le mani, tenere il distanziamento sociale e avere la mascherina, scarichino anche questa applicazione, che oggi ha già contenuto due focolai, perché 63 persone sono state trovate positive, avevano l'applicazione installata e questo ha permesso di inviare le notifiche a più di 100 persone. Ma secondo lei non ci abbiamo creduto nell'app Immuni, sono arrivate più le preoccupazioni? Cos'è che è mancato? Perché parliamo, ha detto 4 milioni, ci eravamo dati come obiettivo il 60% della platea potenziale, siamo fermati al 12%, manca tanta strada. Allora, io credo che su questa applicazione si debba continuare, diciamo, a insistere con la comunicazione. Sono uscite molte comunicazioni contrastanti, molte informazioni spesso non vere, perché l'applicazione è un'applicazione volontaria che non geolocalizza, gira su Bluetooth e non con la connessione, esatto, lo ricordiamo. Che non registra dati personali del cittadino, ma solo codici alfanumerici. Quindi è importante che il cittadino sappia esattamente come funziona l'applicazione e che abbia consapevolezza del fatto che è un'applicazione utile per proteggerlo. Del resto anche il presidente Mattarella nella cerimonia del ventaglio che si è tenuta il 31 luglio scorso ci ha tenuto a sottolineare il fatto che dovendo noi continuare a convivere con il virus finché non si troverà il vaccino, dobbiamo comunque avere dei comportamenti che non sono dei comportamenti come se il virus fosse ormai passato, ma dobbiamo continuare a proteggerci. Perché professor Mantovani non è sparito il virus, giusto? Non è che è scomparso, si è liquefatto. Il virus non solo non è sparito, ma non è diventato più gentile nei nostri confronti, cioè non si è attenuato. Se guardiamo le comunicazioni condivise dalla comunità scientifica, quelle disponibili in open access o sulle grandi riviste, ne è stata citata una, i dati non parlano di nessuna attenuazione del virus. Anzi, dobbiamo dire che il virus è stabile e uno dei lavori più recenti dice che rapidamente una mutazione che forse lo rende più aggressivo, si chiama 614G, si è rapidamente diffusa in tutto il mondo. Voglio anche ricordare che in Lombardia è stata fatta una grande indagine con 347, se non ricordo male, isolati virali, che hanno ridisegnato il quadro dell'infezione in Lombardia, finanziata da Fondazione Cariplo, e anche lì questo ci dice che non ci sono attenuazioni del virus. Ministra Bonetti, poi c'è da dire che non tutti hanno lo smartphone, ovviamente, non tutti sanno utilizzarlo, per quanto non sia complicato, però non è che in famiglia tutti ci possiamo permettere, come dire, di avere la possibilità di muoverci con questa tecnologia. Sì, certo, io credo che dobbiamo però avere la consapevolezza di due grandi armi che abbiamo come paese per contrastare un eventuale ritorno del coronavirus e che abbiamo imparato anche faticosamente sulla nostra pelle e sulle pelle delle famiglie italiane che hanno svolto un ruolo fondamentale nella tenuta del paese nel momento peggiore. Da una parte la ricerca scientifica, a cui credo dobbiamo guardare con enorme orgoglio
e grande attenzione e consapevolezza. Dall'altra parte il tema della cura, della responsabilità e della cura reciproca, il volerci bene a partire dalle famiglie, a partire dalle relazioni di prossimità delle nostre comunità. Il nostro paese, i bambini, i giovani, le donne, gli anziani vogliono e devono avere la possibilità di ripartire. Per farlo bisogna imparare a convivere con questa esperienza drammatica, ma abbiamo strumenti, l'App Immuni è uno di questi, il rispetto delle regole è un altro, la capacità di avere la consapevolezza che si può avere una vita di normalità ma organizzata. Ecco, questo è un elemento importante. Il tema digitale che lei diceva è uno dei temi emersi, è vero. Abbiamo messo in evidenza che quelle pari opportunità in tutto il paese, che riguardano anche gli strumenti tecnologici, purtroppo oggi non erano sufficientemente garantite. Abbiamo già messo in campo strumenti importanti, penso alle azioni fatte nell'ambito della scuola, della strumentazione tecnologica, dei progetti che anche con la ministra Pisano stiamo portando avanti. Quindi una progettualità che soprattutto adesso nella ripartenza, grazie anche ai fondi europei, avrà un obiettivo chiaro, che è quello davvero di invece arrivare a dare competenze, non solo strumentazione, competenze digitali a tutte le donne e gli uomini del nostro paese. Allora, Sandra Zampa, arrivo tra un secondo. Come funziona, con un'immagine che secondo me è efficace, è la app Immuni. Noi, come dire, ci facciamo aiutare da Luca Zaia, Ci facciamo aiutare dal governatore del Veneto, che un po' di tempo fa, spiegando il funzionamento della app Immuni in una conferenza stampa, ha sorpreso un po' tutti, praticamente introducendola a mo' di parabola, diciamo, dei tempi moderni. Sentiamola, la clip 17. Ci sono due viaggiatori che si incrociano per caso, non si conoscono. Uno è siciliano e uno è veneto. E quello veneto, guardate, c'è la maglietta dei gondolieri. Il siciliano dice al veneto: ma lei è veneto, la maglietta dei gondolieri? E da lì inizia una piccola conversazione che dura più di 15 minuti. I due telefonini, che avranno le applicazioni scaricate, dialogano tra di loro. Finisce che uno dei due, non dico chi perché sennò poi, diventa un coronavirus sintomatico e viene ricoverato. I medici, che sanno che c'è l'applicazione, chiedono di vedere i contatti di quel telefonino, chiamano subito uno dei due, quello che in teoria è sano, e gli dico: fai a farti subito un tampone. Sandra Zampa, lo assumiamo al Ministero della Salute, Luca Zaia, come consulente per la comunicazione, perché è efficace come immagine. Molto efficace, anche se la persona non si può sapere chi è. Quando noi diciamo che è completamente anonimo, significa che è un codice alfanumerico e quindi tu non saprai chi è quella persona. Ad ogni modo, sicuramente il presidente Zaia ha trovato, diciamo, un modo simpatico per presentarlo. Il Ministero della Salute crede molto in questa, crede straordinariamente in questa applicazione. Noi pensiamo che, ha detto bene la ministra Bonetti, bisogna prendersi cura una degli altri. E credo che il virus ci abbia insegnato che la salute di ognuno di noi mette in discussione la salute di tutti gli altri. Se non lo si fa, diciamo, per affetto, per generosità, lo si deve fare anche solo per semplice egoismo. Se vogliamo stare bene, dobbiamo fare in modo che tutti stiano bene. Però poi serve, scusi Zampa, no, ma una volta arrivata la segnalazione, poi servono tempi rapidi per arrivare al tampone, perché se no... Noi abbiamo... abbiamo scritto infatti una circolare con la quale invitiamo le regioni a fare rapidamente il tampone. Ora abbiamo anche alleggerito quello che faceva paura a molte persone, cioè che poi cominciava la quarantena, ci si metteva molto a fare il tampone. Abbiamo semplicemente detto che se vieni raggiunto da un messaggio che ti dice, ti allerta e ti dice: guarda, stai attento, tu sei entrato in contatto con una persona contagiata, devi semplicemente rivolgerti al tuo medico di base e insieme a lui valuterai che cosa fare. Quindi è, diciamo, puramente precauzionale e ovviamente però nasce da un'esperienza che abbiamo fatto. Affrontare subito un'eventuale contagiosità conclamata significa avere garanzie di una cura migliore, di una presa in carico migliore, più efficace, quindi di una soluzione migliore del problema. È un problema importante. Guardi, nei giorni scorsi
Ho avuto modo anche di parlarne con il sindaco di Anacapri, che ringrazio molto, il dottor Scoppa, e lui a sua volta ne ha parlato col sindaco di Capri. È anche una misura di precauzione, per esempio per i turisti, per le zone ad alto arrivo turistico, avere la possibilità che tutti comprendano che scaricare la Immuni diventa, come dire, una battaglia comune che tiene lontano dalle comunità e da zone magari ad alta densità in questo momento di persone, come sono le zone turistiche, tiene più lontano il virus. Torno da voi tra un secondo, passando per il professor Mantovani. No, pensavo che andate un po' troppo d'accordo per essere nello stesso governo rispetto a tutte le altre cose che abbiamo visto, raccontato. Siamo nelle donne. Ultime... Siamo forse... donne. Bianco, rosso e verde. Infatti sì, è questa cosa da unità nazionale che abbiamo visto. No, professor Mantovani ci mostrava il cellulare prima. Sì. Io ho scaricato App Immuni e avrei fatto il test sierologico se me l'avessero chiesto. Io credo che ciascuno di noi, come individui e come istituzioni, dobbiamo fare la nostra parte, essere preparati. E quindi ho scaricato l'App Immuni. No, ministra Bonetti, noi ci siamo detti per tutto il lockdown, soprattutto all'inizio, che sarebbe andato tutto bene, è andato benino, che ne saremmo usciti migliori. La sensazione è che non ne stiamo uscendo migliori. Quei numeri dicono che ancora c'è una percentuale di egoismo alta, che se poi la Zampa ha detto guardate, fatelo almeno per egoismo. Ma guardi, io invece no, da una lettura diversa. Io credo che il nostro paese oggi sia un paese che ha aperto la porta dopo il lockdown con maggiore consapevolezza. Io invece questo lo sento molto forte, sento la necessità ad esempio di prendersi cura dei bambini, dei giovani. Lei sa la battaglia che avevo fatto all'inizio insieme alla sottosegretaria Zampa, in particolare per esempio faccio su questo tema della necessità di guardare i diritti dei bambini, quanto oggi invece questo tema... Sono appena anche le linee guida 0-6 anni. Sono appena uscite ieri le linee guida dello 0-6 per la riapertura, con tra l'altro un percorso anche di reinserimento di carattere psicopedagogico, anche di riaccompagnamento nella dimensione della socialità. Io penso invece che il nostro paese abbia dimostrato l'eroicità, per esempio, dei medici, degli scienziati, del personale sanitario, all'interno del quale tantissime donne. Noi non dobbiamo dimenticarci quanto sia stata l'umanità e questa dimensione della cura e del volersi bene che è stata la cifra della possibilità di ripartire. Adesso però abbiamo una responsabilità, lei ha ragione, che è quella di fare di questa esperienza, penso, di umanità molto forte, di solidarietà, di prossimità, come dire, il paradigma su cui andiamo a costruire la nostra ripartenza. Quindi in qualche modo dobbiamo farci responsabili di essere all'altezza di ciò che siamo potuti essere stati. Ci ha citato i bambini la ministra Bonetti. Professor Mantovani, ci aiuta, perché io confesso che ci ho capito poco. Stamane ho visto che i bambini, secondo uno studio, sono contagiosi tanto quanto gli adulti. È così, non è così? Perché inseguiamo studi, numeri, statistiche... Io sono un immunologo e lascio fare agli epidemiologi il loro lavoro. Nonostante questo, ovviamente, cerco di conoscere il mio nemico. Ci sono molte cose che noi non conosciamo, questa è la premessa. E il tema bambini è una di queste. I bambini si ammalano meno, ma da poco tempo ci siamo accorti, abbiamo scoperto come comunità scientifica che i bambini più grandicelli, quelli più grandi, si ammalano dopo essere venuti in contatto col virus di una nuova malattia. Quindi noi non sappiamo molto, è più quello che non sappiamo che non quello che sappiamo. I dati suggeriscono che lei, sono usciti su Pediatrics, una di queste ricerche, suggeriscono che i bambini si ammalano, non si ammalano, portano il virus e ci sono dati un po' contrastanti sulla contagiosità. Io credo che sia opportuno di nuovo avere un atteggiamento prudenziale. Grazie professore, vado da Sara Mariani perché è arrivata poco fa una notizia che, come dire, tocca tutta questa azienda. È una brutta notizia, la storia, sì, di questa azienda. Dobbiamo dare l'addio a Sergio Zavoli, ci ha lasciato a 96 anni, ovviamente grande intellettuale della televisione, ex presidente della RAI e della Vigilanza, giornalista, scrittore, politico, ci ha lasciato proprio poco fa.
un pezzo di storia, un pezzo importantissimo di storia della cultura italiana, della televisione italiana e evidentemente della nostra RAI, che ha accompagnato e ci ha accompagnato in tutti questi anni. Io volevo dalla ministra Pisano anche tornare su un tema che abbiamo toccato in precedenza. Ci diceva Alessandro Cecchi Pavone, che era seduto dove è ora la ministra Bonetti: guardate che questo paese è un grande ritardo, abbiamo fatto fatica a insegnare all'università, abbiamo fatto fatica a far seguire le lezioni ai nostri bambini, non abbiamo tablet, non abbiamo buone connessioni. Possiamo sfruttare un pezzo di quei 209 miliardi del recovery fund per farlo, per farci crescere? Assolutamente, noi abbiamo davvero la necessità di investire su quelle che sono le nuove tecnologie, la trasformazione digitale, e oggi sentiamo il peso di questa sfida che non possiamo permetterci di non cogliere. Quindi una parte di questo recovery fund verrà utilizzato proprio per riuscire a portare il paese verso la capacità di cogliere le nuove sfide, di diventare competitivo a livello internazionale. Connettività all'interno del nostro paese per tutti, ci siamo resi conto durante il lockdown che non avere la connessione a internet era un problema, faceva sì che i nostri ragazzi non potessero studiare oppure che noi non potessimo lavorare, quindi la connettività è la base per la trasformazione digitale, servizi semplici per il cittadino, per gli utenti, in modo che non sia difficile spiegargli, li possano utilizzare, e poi ovviamente formazione e aiutare tutti e non lasciare nessuno indietro in questa grossa trasformazione, in questa grossa sfida. Sandra Zampa, prima di chiudere, visto quello che accade fuori dall'Italia, paesi anche europei che vedono salire i contagi, c'è il rischio, la possibilità, la state valutando, di chiudere i nostri confini anche per i paesi Schengen? No, in questo momento non si sta prendendo in considerazione questa ipotesi. Sarebbe molto dannoso per tutti. E poi comunque i numeri non sono di questo livello. Noi di certo sappiamo di essere dentro questo contesto, di avere davvero un primato molto positivo. Cioè l'Italia ha davvero dimostrato di sapersela cavare bene. Questo ci rende più forti oggi. E quindi io credo che, per rispondere alla cosa importante che le diceva poco fa, bisogna essere consapevoli che ce la possiamo fare, perché questo ti rende davvero più positivo. Ci vuole un atteggiamento più positivo di tutti noi. Più positivi e più forti. Grazie a tutte voi per essere state con noi, grazie anche al professor Mantovani. Ci fermiamo.